appunto con l'avvento del digitale, i siti di comunicazione storica hanno contribuito a far evolvere i rapporti con gli eventi del passato e dicendo, ricollocando questi eventi in una più vasta costruzione, che è quella delle memorie individuali e collettive. Pertanto, il public historian compie vere e proprie operazioni di divulgazione e ricerca, al contempo ricerca scientifica, partecipando alla costruzione di siti nell'intento proprio di accrescere quella consapevolezza del passato e la permanenza delle memorie collettive al di fuori dei ristretti circoli accademici.